Io ho avuto un grande maestro che è stato il mio mentore, si chiama Charles Bowden, purtroppo lui adesso non c'è più. E mi ricordo quando facevo Diversity Level, lo incontrai, poi in America succedono delle cose bellissime, lui era uno dei più grandi scrittori americani e scrisse tantissimo sui deserti. E quando facevo Diversity Level, era un film sui deserti, Andato al deserto in americano. Ascoltavo la trasmissione su NPR, sento questa persona che vive, che parla del deserto, dei luoghi, dei confini. E mi fermo, prendo degli appunti, scrivo tutti i suoi libri, mi compro i suoi libri, leggo i suoi libri. E un giorno lo chiamo e gli dico, chiamo 917 di formazione al telefono, Charles Bowden, Arizona, una cosa, mi dà 3-4 Charles Bowden, provo il primo numero. Risponde lui. E io sono Gianfranco Rosi, sono un regista, sto facendo un film, ho sentito parlare e lui mi fa, vorrei incontrarla. E lui mi fa, can you cook? Sai cucinare? Ho detto, sì, I can try. E dice, vieni, io ero in Nevada e col mio camper, mi sono fermato a San Francisco, ho fatto la spesa, 3 giorni di camper, arrivato a casa sua. E lui mi accoglie, passò 10 giorni, 2 settimane da E lui. cosa hai cucinato? Cioè, questo è un dettaglio irrilevante, però sono curioso. Passa il pomodoro, buonissimo. Scusa, Semplicissimo. questa parentesi cassata. Però pomodorini buoni, ce Senti la bene, salsa di i buoni, pomodori poi sicuro. sono fantastici. No, è vero. Passa il pomodoro, la pasta più difficile da fare è quella che a Napoli siamo, no? Ce lo insegna. No, però appunto, scusami questa piccola Però digressione. comunque c'è lui era un cuoco anche, quindi lui cucinava, lui lavorava dalle 5 di mattina a mezzogiorno, a mezzogiorno andava a fare la spesa e poi cucinava. Mangiava alle 3, alle 4, alle 4 beveva un bottiglione di vino fino alle 7 di sera, alle 8 andava a dormire 7 e mezza, 8 e poi ricominciava. Quindi in questi 10 giorni, scusa. Quindi questi 10 giorni io giravo a Bilossi Lemo e si è creata un'amicizia molto profonda e durante i 2 o 3 anni di Pilossi Vego siamo stati in contatto in maniera quasi settimanale, ci sentivamo al telefono, inizia conversazioni telefoniche. Quando finisco il film non ero sicuro di nulla di quel film lì e lui doveva Gianfranco, iniziare. però se lo dici tu è meglio, racconta brevemente l'oggetto di Pilossi Vego. Un altro punto da lì, perché io volevo fare un film su tutti i deserti americani, un film che includesse varie storie dei deserti. E poi il film è miseramente crollato, fabbrica, prese tutto il materiale, quindi mi ritrovai senza nulla, assolutamente. Quindi riprendendo, trovai questo posto che si chiama Slap City, e lì era il luogo dove praticamente si ritiravano dall'America una comunità nomade e la storia di Nomadland che ha vinto quest'anno l'Oscar è molto simile Infatti, a Bilossi Lemo. sì, perché poi È un'America che non nessuno vuole vedere. Quell'America era un'America precaria, l'America che usciva dalla crisi di Lehman Brothers, l'America dove il tuo vicino di casa poteva in 2 giorni perdere tutto e vivere in una macchina. Questo luogo, Slap City, è un luogo senza legge, senza polizia, senza vigili del fuoco, senza nulla, dove la legge è fatta da questi abitanti provvisori, che tutti vengono da qualcosa di devastante. E io mi sono trovato lì, anch'io vedevo cose devastanti, perché un film che avevo girato per 3 anni, a un certo punto non esisteva più, non esisteva un budget, non esisteva niente. E quindi dovevo ricominciare da capo. Quindi ho trovato questo luogo che era un po' la sintesi di quello che volevo fare in giro per l'America. E ho passato lì 2 o 3 anni, 2 anni, a girare con questa comunità. E quando sono tornato in Italia per montare il film, Charles è venuto a Roma e si è guardato 80 ore di materiale e mi ha detto questo è un film bellissimo, devi montarlo. E mi ha dato come la spinta per iniziare. Poi ho seguito il montaggio con Jacopo. E poi c'è Bilossi Lemo, ha avuto la storia che un esito straordinario ed è un film bellissimo. Un film mai visto, mai stato
negli Stati Uniti è stato totalmente censurato e adesso, dopo anni e anni e anni, è un film che sta venendo fuori anche in America, subito dopo il film di mi pare che Gianfranco Rosi questa America l'abbia già, però quelli era l'America, diciamo, perché a quel punto c'era Obama che fu eletto presidente con gli figli, e quindi anche Sanders, che prima aveva preso il film e poi dopo ha detto no, non possiamo vederlo perché è un film negativo, adesso l'America ha bisogno di positività, e da lì il film non ha avuto mai una proiezione negli Stati Uniti. Per me è stata una sconfitta enorme, perché io credevo che questo film mi portasse poi a fare tanti lavori negli Stati Uniti, invece sono tornato poi in Italia con la colonna di Bagambe.